Buonasera, in diretta dallo stadio di Girifalco è terminata la partita tra US Girifalco e San Mauro Marchesato con la vittoria del San Mauro Marchesato per 1-0. Siamo in compagnia del mister del San Mauro. La volta scorsa già avete vinto, oggi è una seconda partita di campionato, seconda vittoria, questo appunto lo spirito che avete preparato per affrontare la partita. Allora, noi affrontiamo, ci piace pensare partita per partita, è ovvio che il secondo successo, soprattutto fuori casa, non può che darci grande soddisfazione. Anche oggi è stata una partita molto combattuta, troviamo la seconda squadra del Catanzarese e entrambe le squadre si sono dimostrate comunque dal punto di vista di gioco molto ben attrezzate e organizzate. Siamo andati in vantaggio noi con Robertino Poerio, nel primo tempo potevamo fare gol più volte con Camposano anche sulla linea che ha mandato fuori, ci è mancato il gol nel primo tempo, l'abbiamo trovato nel secondo. È stato bravissimo il nostro portiere pure a smanacciare con la mano di rientro sul finale del secondo tempo. Alla fine la partita è stata molto movimentata, credo che dal piano di gioco abbiamo espresso da entrambe le parti un ottimo gioco in seconda categoria. Natale Bilotta, seconda partita di campionato, seconda sconfitta. Sicuramente l'US Girifalco in campo non era il fatto per affrontare una partita del genere. Eravate entrati per giocarla in un altro modo. E appunto commentiamo questa sconfitta. Sì, come hai detto tu, non siamo entrati bene in partita, abbiamo avuto delle defaianze. Il gioco del San Mauro Marchesato si è comportato bene, non ci ha messo grosse difficoltà, ma se avete visto la partita abbiamo fatto noi dei regali a loro sulla parte difensiva e per cui abbiamo accusato questo colpo. Nonostante questo i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo giocato la palla a terra, però non abbiamo trovato bene degli spazi per poter fare gol. Questo ci ha penalizzato, il loro portiere ha fatto anche due belle parate nel secondo tempo, dove stavamo cercando comunque sia di reagire e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo ancora lavorare e come il mister Loiarro stiamo lavorando su queste problematiche, ma la squadra c'è, siamo determinati e sappiamo dove andare a colpire e prendere i punti, quindi non disperiamo.